Devi portare avanti degli obiettivi, devi finire qualche lavoro, stai procrastinando? Ebbene, se procrastini, è meglio che tu sia duro o dura con te stesso o con te stessa per motivarti, oppure è meglio essere gentile con te stessa e con te stesso. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta. Oggi torniamo a parlare di self-kindness, di gentilezza, e con un esercizio, o meglio alcune riflessioni che ti sorprenderanno decisamente, e anche con un piccolo esercizio in 3 punti che faremo alla fine del video. La cosa interessante è questa faccenda del procrastinare. Cosa significa procrastinare? Significa per l'appunto non portare avanti i nostri obiettivi. Lo facciamo per mille motivi, lo facciamo o per una paralisi dell'analisi, quando stiamo troppo nella nostra testa a cercare di mettere in fila tutte le cose prima di fare qualcosa, lo facciamo quando non riusciamo a resistere a qualcosa, a un cibo, ad una tentazione, ad un piccolo vizio che ci guida. E soprattutto tendiamo a farlo con gli obiettivi della nostra vita, soprattutto quando essi in un qualche modo ci procurano un po' di dispiacere. Nel mondo della psicologia il tema della procrastinazione è famosissimo, anche perché intorno agli anni 50 e poi per tutti gli anni a venire abbiamo condotto un esperimento incredibilmente interessante che lega la capacità di procrastinare dei bambini con il loro successo nella vita. Si tratta del famosissimo esperimento di Michel, dei Marshmallow, ripetuto poi da altri 100 colleghi. Te lo racconto in 2 minuti male, ma in modo che si capisca. Immagina questo scenario, c'è lo sperimentatore dentro una stanza e a un certo punto davanti a questo sperimentatore viene messo un bambino di 4 anni. Lo sperimentatore gli dice: "Ecco che cosa facciamo oggi, mangiamo delle caramelle", e prende un piattino con dentro 2 marshmallow, quindi quelle caramelle gommose, e solo a parlarne mi viene come l'acquolina in bocca. Bene, ecco, prende questo piattino e dice al bambino: "Ecco, qua ci sono 2 marshmallow, però in realtà io ho dimenticato una cosa in auto, vado a prenderla, se riesci a resistere, vado a prenderla, torno subito, se riesci a resistere te ne darò il doppio, quindi tu puoi mangiarli se vuoi questi marshmallow, se vuoi li mangi, ma se riesci a resistere quando torno te ne do il doppio". Secondo te, in quanti bambini hanno resistito? Ebbene, se conosci un po' di psicologia, sai che la maggior parte dei bambini non ha resistito. A quanto pare più del 70% dei bambini non ha neanche aspettato che lo sperimentatore uscisse dalla porta, che già si stava ingozzando dei marshmallow. Probabilmente avrei fatto anche io così. Che cosa hanno fatto poi questi sperimentatori? Hanno cercato di seguire la vita di questi bambini durante gli anni. Si chiama ricerca longitudinale. E cosa hanno scoperto? Ebbene, che i bambini che riuscivano e che erano riusciti a trattenersi, cioè a procrastinare il piacere in quel contesto, poi avevano raggiunto risultati migliori nella vita, mettendo sullo stesso piano, tra virgolette, o correlando la capacità di procrastinare con il successo nella vita. Sembra abbastanza banale, ma è davvero così. Se una persona riesce a procrastinare, diciamo così, il piacere di oggi per un obiettivo futuro, questa direi che è proprio la definizione delle persone che riescono a portare avanti i veri obiettivi della vita, che solitamente non procurano mai piacere immediato, ma lo procurano quando siamo riusciti a fare tutti i giusti sacrifici per riuscire a raggiungerlo. Ora tu mi chiederai: ebbene, ma cosa c'entra in questo campo l'essere gentili o l'essere duri con noi stessi? Ebbene, come abbiamo visto tante volte, l'essere duri con noi stessi ci mette in uno stato di difesa e di minaccia, che in realtà non aumenta le nostre capacità di proseguire, le nostre capacità motivazionali, le nostre capacità di azione, anzi le limita, ci limita. Facciamo un esempio che abbiamo fatto tantissime volte, ma che è bene ripetere ancora e ancora. Lo facciamo con un libro a caso, ok? Immagina di essere qui e di star leggendo questo bellissimo libro. Sei qua che leggi. Questo non significa che si debba smettere di pensare, ma che se riusciamo per qualche momento a notare di essere emozionati, spostando... Ma che cosa sto leggendo? Ti è mai capitato? Ti è mai capitato di leggere un libro, di leggere una pagina e chiederti: "Ma che cosa sto leggendo?
Ma dove, perché sono arrivato qui? Ma cosa ha detto prima? Di avere questa sensazione di aver perso il punto. Ebbene, se ti è capitato, sappi che in realtà dentro di te significa che... Non significa niente, è normale. La nostra attenzione saltella, se hai letto il mio primo libro lo sai, facci caso. Quindi, in caso tu ti ritrovassi nella situazione di perderti, ti faccio la domanda delle domande. Se tu ti prendi a schiaffi o dici a te stesso, ma che razza di stupido sono che mi perdo dopo 5 minuti, ma questo tuo parlarti male, questo tuo autocriticarti, aumenta o diminuisce la probabilità di tornare con voglia a leggere il libro? Te lo ripeto, questa tua autocritica aumenta o diminuisce il desiderio di voler tornare a leggere queste splendide pagine? Ebbene, te lo dico io, diminuisce la probabilità di tornare a leggere. In altre parole, aumenta la procrastinazione. Anche se procrastinare è un'altra cosa, cioè partire verso qualcosa. Ma il vero problema è che tendiamo a confondere la autocompassione o self-kindness, questo modo di trattarci gentilmente, con l'autoindulgenza. Vabbè, anche se oggi non sono andato in palestra, va bene lo stesso. Vabbè, anche se oggi non ho fatto i compiti, va bene lo stesso. Non è questo che stiamo dicendo, ma è, ok, voglio fare questa cosa, mi sento male perché dico, ma proverò dolore nel fare questa cosa, nell'andare in palestra a fare questo. Vabbè, nonostante questo io mi tratto con gentilezza. Non significa essere autoindulgenti, ma significa che oltre al dolore di riconoscere di aver procrastinato o di procrastinare, non dobbiamo aggiungere altro dolore con l'autocritica, perché l'autocritica, che ci hanno insegnato a essere molto motivante, in realtà è demotivante. Ed ecco un piccolo esercizio costruito da Christine Neff, che è una delle esperte più grandi mondiali di queste tecniche, e te lo racconto in 3 step. Sei pronta? Sei pronto? Iniziamo. Primo, prendi carta e penna e prova a scrivere tutte le occasioni nelle quali tendi a procrastinare e prova a notare se in quelle occasioni c'è una forte autocritica verso di te. Prenditi del tempo, se vuoi puoi anche fermare questo video e tornare tra 5 e anche 10 minuti, perché questa fase è la più importante. Cerca di capire dove procrastini e come ti tratti in quella zona della tua vita. Come ti tratti, come tendi a vedere te stessa e te stesso quando ripensi a quel tipo di procrastinazione. In altre parole, cerca il tuo critico interiore. Che cosa ti dici in quel momento e come te lo dici? Non parola per parola, va bene trovarlo, ok? Ora cerchiamo di entrare in contatto con il dolore emotivo che ci procura quella sensazione di autocritica all'interno di quel contesto di procrastinazione. Individuiamolo dentro di noi, riconosciamolo e accogliamolo. Secondo, ora chiediti, se fosse un tuo amico a raccontarti questa cosa, cioè di parlarsi in quel modo, esattamente come tu hai appena notato, tu che cosa gli diresti o che cosa le diresti? Come parleresti a questa tua carissima amica, a questo tuo carissimo amico? Gli parleresti davvero con quelle parole, con quel tono, con quella modalità? Saresti davvero così, tra virgolette, duro o dura con te stessa, con te stesso? Pensa a che tipo di linguaggio useresti con il tuo migliore amico, con la tua migliore amica o con il tuo ragazzo, con la tua ragazza. Ora chiediti e se vuoi scrivi in che altra modalità potresti trattarti con più gentilezza in quel contesto, come tratteresti quel tuo amico. Prova a scriverlo esattamente con le parole che useresti per rassicurare e far sentire meglio questa persona cara accanto a te. Spoiler, poi dovrai farlo su di te. Perché tu sei una persona cara. L'unica cosa è che da un lato ci sentiamo spesso protagonisti della vita e dall'altro lato siamo convinti che il modo migliore per motivarci sia prenderci a pesci in faccia. Non è così e vorrei proprio provartelo attraverso questi semplici esercizi. Beh, se segui Psinel un po' lo sai. Terzo step, questo va fatto nella vita di tutti i giorni. Da qui alla prossima settimana o quando vuoi, cerca di notare tutte quelle situazioni nelle quali ti tratti male, ti autocritichi proprio perché non stai alzando il sedere, proprio perché stai procrastinando. E invece di trattarti male, inizia a trattarti un po' più gentilmente e noterai una spinta rinnovata proprio in quella direzione.
Ti ricordo, non si tratta di autoindulgenza, non ce la stiamo raccontando, si tratta invece di consapevolezza, della capacità di accorgerci di come ci stiamo trattando e iniziare a smetterla per trattarci meglio, perché nel momento in cui ci tratteremo meglio avremo molto più desiderio per fare quella cosa lì, avremo molta più automotivazione invece che autocritica. Se vieni su Psynel e scrivi self-compassion o self-kindness, troverai decine e decine di puntate. Ma questo mese è proprio dedicato alla self-compassion e dunque se vuoi approfondire queste tecniche e avere una cassetta degli attrezzi completa che si trasforma in una vera e propria esperienza di cambiamento, dai un'occhiata nei link in descrizione perché ci troverai il nostro corso completo dedicato alla self-compassion, un corso video che ti guiderà passo dopo passo a ritrovare motivazione, autostima e fiducia in te stesso in un modo completamente nuovo, dove non devi guardarti allo specchio e dire sono forte, ce la posso fare, io sì che sono tosto, ma semplicemente puoi imparare a trattarti meglio. Ebbene, fammi sapere che cosa ne pensi, lascia un commento qui sotto, clicca su mi piace e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina. Io e te ci sentiamo, o meglio, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Beh, ora lo sai. E se vuoi praticarla in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store, oppure cliccando sul link in descrizione.